Ancora una volta tutto in 90 minuti. All'Adriatico il Pescara si gioca l'accesso alla fase nazionale di playoff di Serie C. L'avversario, la Juventus Next Gen, è molto duro, ma avere il doppio risultato a disposizione è un bel vantaggio. Basta non perdere per avanzare. Appuntamento stasera alle ore 21 per una partita nella quale Cascione dovrà rinunciare al solo Dagassu. Tutti gli altri sono a disposizione dopo la seduta di rifinitura di ieri pomeriggio allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Cascione va verso la conferma di almeno 10 undicesimi della squadra che ha impattato col Pontedera. L'unica novità potrebbe riguardare il centrocampo con un Franchini in ottime condizioni che potrebbe prendere il posto di Tugnov per scelta tecnica o di Aloi se il centrocampista ex Trapani Avellino non dovesse dare buone garanzie circa le sue condizioni fisiche. Sarà una scelta importante quella di Cascione perché in mezzo al campo la Next Gen ha un tasso di qualità molto elevato, l'estro di Nonge, le qualità in palleggio e nell'ultimo passaggio di Asa, la regia di Damiani. Fattori da fronteggiare o alzando il ritmo della partita o facendo valere maggiore fisicità. Fari puntati anche sui rispettivi bomber Merola e Guerra, 17 e 15 gol rispettivamente, senza dimenticare gli altri, da Cuppone, che ha ritrovato il gol martedì scorso e che nei playoff riesce a cambiare marcia, a Sekulov, il cui ritorno dal prestito alla Cremonese ha dato una marcia in più all'attacco della Next Gen. All'Adriatico si aspetta un pubblico che sia superiore agli scarsi 4.000 di martedì scorso, ma difficilmente si andrà oltre i 7.200 spettatori che la stessa partita ha fatto registrare alla prima di campionato, quando nell'ambiente regnava l'ottimismo e la voglia di riprovarci dopo la finale playoff mancata di un soffio 3 mesi prima. Anche perché alcuni gruppi organizzati della tifoseria hanno già fatto presente che non saranno sugli spalti per protesta non solo contro il presidente Daniele Sebastiani, ma anche contro le seconde squadre. Chi passerà accederà alla fase nazionale con un turno di andata e ritorno. Domani il sorteggio per gli abbinamenti. Entreranno in scena Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania, tutte teste di serie. La quinta sarà la migliore delle qualificate. Al momento la Casertana se passa, altrimenti la Triestina. In terza battuta il Perugia. Chi passa tra Pescara e Juventus Next Gen tornerà in campo martedì, giocando in casa la gara di andata. Sabato il ritorno in trasferta.